continuo i nostri incontri. Devo dire che è stata una mattinata molto bella, interessante, profonda, devo dire, con tanti momenti significativi. Io vicino a me ho l'organizzatrice, devo fare innanzitutto i complimenti. Grazie. A te, ad Alessia Bauson, non me lo ricordo mai, ma non fa niente. Vabbè, ti chiedo scusa. Niente. Perciò devo farti i complimenti per l'organizzazione, veramente. Grazie. Bella, in un angolo della Calabria molto suggestivo, se non il più bello. Grazie. E poi vicino a noi abbiamo una collaboratrice del Quotidiano del Sud che si chiama? Ilaria Giuliano. Ilaria Giuliana. Allora, iniziamo con te. Perché questo incontro con la giornalista? Perché vogliamo presentare anche... diciamo la nuova generazione di giornalisti che hanno partecipato a questa bellissima iniziativa. Innanzitutto ti faccio complimenti per la conduzione del dibattito. Grazie. Di questa mattina, veramente. Grazie. Da professionista. Grazie. Allora, ti do la parola, dimmi lo tutto. Tengo io? Come? No, tu. Ok, grazie. Allora, un saluto a tutti, grazie a Liberi TV per aver seguito in diretta la mattinata e continuerete a seguire anche la sessione pomeridiana. Abbiamo parlato dei giornalisti, delle giornaliste oggi presenti in sala. Perché? Perché io come organizzatrice ho proposto di lanciare tre giovani ragazze in formazione, comunque molto giovani, che fanno giornalismo quotidianamente, che scrivono in vari giornali. Alessia Ragusa scrive per Cosenza Informa, Ilaria Giuliano scrive da qui a poco per il Quotidiano del Sud, poi c'è un'altra giornalista della Gazzetta del Sud. Ho voluto personalmente chiamarle con noi per lanciare un messaggio alle giovani generazioni che possono lavorare, possono rimanere in Calabria e possono dare tanto, perché sono delle ottime risorse e Ilaria oggi l'ha dimostrato di esserlo. Alessia, io voglio farti le domande che ti potrebbe fare la gente, no? Le domande molto semplici. Come è venuto in mente, innanzitutto sappiamo perché è venuto in mente organizzare questa manifestazione, ma mi è piaciuto il passaggio che ha fatto questa mattina una delle partecipanti, Debora, che diceva che questo è merito non del fatto che è successo, bensì dei calabresi e degli organizzatori. Adesso voglio sapere un po' la dinamica, come è nata proprio l'iniziativa, poi organizzare qua in questa bellissima location questo evento importantissimo nazionale. Allora, l'evento è nato in maniera naturale, fondamentalmente, grazie al sodalizio tra me e Massimo Arcangeli, con cui abbiamo collaborato e continueremo a collaborare anche nei prossimi eventi in programma. E fondamentalmente è nato da un'esigenza di questo territorio, del territorio della Calabria, perché si rischiava di avere un'onta negativa rispetto a quello che era successo e quindi la società, le forze sociali della Calabria, a partire dagli imprenditori, gli albergatori locali e non solo, di tutta la Calabria, hanno sentito la necessità di lanciare un forte segnale, che questo non è un territorio omofobo, non è un territorio dove si discriminano le persone e che anche il turismo LGBT è una forte risorsa, come ha detto recentemente la nostra sottosegretaria al turismo, Dorina Bianchi. No, io volevo dire, innanzitutto volevo fare una precisazione, che il fattaccio che è successo, io lo chiamo il fattaccio, è stato non di un albergatore, bensì da un fittacamere privato. Certo. Che non ha neanche la residenza sul luogo, ha un appartamento ed è stata fitta queste camere. Perciò è bene avete fatto a specificare le categorie. Certo. Perché insomma, hai visto che poi la Calabria partecipa, non è una regione omofoba. Certo. Ed è giusto che sia stata chiarita questo fatto. Passiamo un po' alla collega giornalista, diciamo che a me è piaciuta tanto come ha condotto questa mattina, tutta l'esperienza, diciamo, come l'hai vissuta questo evento? Beh, innanzitutto voglio ringraziare Alessia Bausone e anche Massimo Arcangeli per avermi contattato personalmente, per far sì che io potessi vivere appieno questa esperienza. Allora, è un tema che mi ha sempre interessato, perché come diceva Alessia è una risorsa la comunità LGBT che può dare tanto, deve insegnarci ad aprire la nostra mente, a non radicarci nella nostra piccola mentalità di paese. Poi in secondo luogo questo aberrante episodio che è successo nel mio paese, perché io sono di Ricati,
mi ha colpito tantissimo, però soprattutto mi ha colpito come subito ha reagito il mondo istituzionale, quindi partendo dalla nostra sindaca Giulia Russo, che ha condannato subito questo atteggiamento, e anche il mondo, insomma, degli albergatori, imprenditori turistici, perché ricordiamo che Ricadi, il suo comprensorio Capo Vaticano, vivono di turismo, quindi siamo un comune ad alta vocazione turistica, ed essere etichettati come omofobi non ci stiamo. Come è stato, diciamo, il primo impatto sul fattaccio, diciamo, da parte giornalisticamente, come l'hai vissuto emotivamente proprio quando, il momento che hai saputo che è successo questo fatto? Una giornalista che poi ci tiene alla sua regione e al suo paese. Io ricordo perfettamente, era il 23 luglio, ero a casa, avevo appena finito di redigere i miei articoletti da inviare al quotidiano e subito questa notizia dalla Repubblica.it. Ho letto Ricadi, omofobia, ho detto cavolo, cos'è successo? Allora ho approfondito la notizia e sono rimasta molto molto male, scoraggiata anche a tratti, perché ho detto non può essere che nel 2017 ancora dobbiamo combattere con questa mentalità. E ho voluto anche condannare nel mio piccolo chi magari giustificava questo episodio dicendo vabbè, magari si tratta di un signore di una certa età, ignoranza, ma non va bene, cioè non è una scusante, bisogna comunque far sì che una persona omosessuale venga considerata per come si pone nella società, quindi che rispetti la legge, che sia una brava persona, perché se va a dormire con un uomo o con una donna, a me cosa importa fondamentalmente? Parliamo di discriminazione. La discriminazione, secondo te, le leggi attuali sono un po' molto leggere sulla discriminazione? Ci vorrebbero leggi un po' più pesanti? Questa la faccio anche a te dopo, Alessio. Beh, personalmente credo che purtroppo il nostro sistema normativo forse ancora pecca su questo aspetto, perché sì, la Carta Costituzionale, l'articolo 3, parla del principio di uguaglianza, uguaglianza formale, sostanziale, però secondo me ancora rimane sulla carta, non viene applicato appieno. Mi auguro che il mondo politico, il mondo, insomma, legislativo possa davvero porre fine a questi eventi omofobi, insomma, e faccia una legge come si deve. Vediamo Alessia sulla stessa domanda come mi risponde. Io invece penso che alcuni strumenti normativi oggi ci siano. Per quanto riguarda la discriminazione da parte di albergatori, pubblici esercizi, riguarda il diritto privato, che è una competenza esclusiva dello Stato, quindi lo Stato se ne deve fare carico, e forse pure noi giuristi. Quindi la mia proposta, anche ai deputati che oggi sono intervenuti, è e sarà, perché glielo dirò direttamente, di fare insieme una proposta di legge contro la discriminazione nell'accesso ai servizi. Per cui non ci saranno più a livello nazionale, se verrà approvata, depositata e poi approvata, episodi come quelli di Ricadi. Bene, io vi ringrazio per questa piccola intervista, complimenti per come hai condotto e per un futuro roseo, diciamo. Ecco, sei veramente brava. Grazie a voi per aver organizzato questa bellissima manifestazione. E mi auguro che ce ne siano altre. Assolutamente sì. Di tanto interesse come ha portato questa. Grazie. Grazie mille.